lenzuola e lo trasforma in polveri, ma i cittadini non fanno sparire i rifiuti. Per la legge della fisica è una scemenza. Nella psicologia, anche popolare, se non fai riflettere le persone, dice, ma il fuoco purificatore elimina il problema. No, lo trasforma in ceneri del forno, in polveri degli apparati di depurazione al camino, che sono, più funzionano e più pestilenziali sono le ceneri, le polveri fly ash, e poi trasforma in nanopolveri che si vanno a disperdere su 30 km quadrati gli inquinanti che escono dal camino. Quindi paradossalmente il bilancio di massa, si chiama così, se in un inceneritore ho da bruciare 100 rifiuti o da mettere gli additivi, per bruciare un chilo di rifiuti ho bisogno di 2 litri, di 2 kg di acqua, aumenta la materia che spreco e che inquina. Quindi alla faccia del buon senso popolare, che in questo caso non funziona, l'incenerimento aumenta i rifiuti da trattare. Quindi è chiaro che non ho interesse a studiare quello che rimane sul sistema di digestione. Per rifiuti zero sì, il centro ricerca rifiuti zero lo fa. Io non vi dico, l'ho accennato un po' ieri, qualcuno vorrà lo chiedere, ma insomma nell'economia di questa stringato percorso dei 10 passi, mi basta dire che abbiamo visto che di quel 19% che Capannori ha sullo stomaco, circa il 30%, quindi è circa l'8%, meno del 10%, è rappresentato da non riciclabile e non compostabile. A quel punto, materialmente, che si fa? Si scrive la lettera alle maggiori aziende che producono quel prodotto e gli diciamo, come facemmo con il caso studio delle capsule del caffè che ha fatto un po' scuola, noi stiamo facendo il nostro dovere. Abbiamo visto che non c'è alternativa allo smaltimento, per rifiuti zero quello che non è digeribile dal sistema naturale è un errore di progettazione. Per favore, ridisegniamo, riprogettiamo questo prodotto al momento indigeribile, richiesta di buonsenso, anche nell'interesse di un'economia. E ve lo dico anche questo per motivi formativi, se avrete le classi davanti, il zero waste, che significa spreco zero, non è linearmente rifiuti zero, spreco zero, non è stato coniato né da Paul Connett né dalla città di San Francisco né in California, è stato coniato da Toyota, che non fa ecologismo. Toyota ha associato l'efficienza dei sistemi produttivi alla quantità di rifiuti che vengono prodotti. Più un sistema produttivo è inefficiente, è maggiore è la quantità di rifiuti che emette. Più è efficiente, minore è la quantità di rifiuti che lascia sul campo. Quindi è interesse a lungo termine anche dell'economia, della buona economia, interiorizzare una progettazione che renda digeribile il prodotto. Quindi è il momento dei centri di ricerca, purtroppo ce n'è solo uno in Europa, è questo qua, anche se tutti guardano noi, quindi egoisticamente ci potrebbe fare anche piacere. Invito i sindaci a pensare all'eventuale progettazione, noi siamo disposti anche nel primo startup a dare una mano gratuitamente, ovviamente. Quindi, se ci sono sindaci, assessori, amministratori di un comune del rifiuti zero, li invito a non lasciarsi soli, ecco, a cominciare a farsi contaminare dalla nostra esperienza. Quello che rimane, e quindi è il nono passo, va riprogettato, ne abbiamo parlato prima, il nostro modello di imballaggio, ieri sera abbiamo parlato, no? La differenza tra questo imballaggio, questo materiale, quelle barili, eccetera, oggi non ci ritorno, insomma. Abbiamo parlato che il nostro modello di imballaggio è il cono gelato, perché il cono imballa, contiene il gelato e poi lo mangiamo, e in questa direzione almeno in parte ci stiamo arrivando con i bicchieri in cera di api, per cui sono delle ragazze di New York che hanno prodotto uno startup, si beve il succo alla mela, il bicchiere profuma di mela e si mangia dopo che si è bevuto il succo, oppure ci sono dagli là i piatti in crusca, oppure il polpa di cellulosa, che non è che uno mangia la cellulosa, però è edibile, nel senso che è polpa di cellulosa
additivata non con additivi tossici, ma che se ingeriti non creano nessun problema alla salute umana. Ecco, questa idea, naturalmente non su tutto si può rendere mangiabile l'imballaggio, però ecco, quello diciamo è la quadratura del cerchio. Il decimo passo è che per quel 12,5 kg pro capite che abbiamo stimato media di dover smaltire, perché il rifiuti zero non è domani, dove li mettiamo? In una discarica provvisoria. Però anche qui sarò stringato, ma degli elementi formativi fondamentali li voglio condividere. Le discariche di rifiuti zero non sono le vecchie discariche, non è la discarica di Peggio, per chi è toscano, che è stata spacciata come buona pratica di discarica, dove butti tutto, dove hai una produzione di percolati immensa, dove le bonifiche diventano miliardarie perché dura 30 anni quella che la metti in discarica e anche più. È una discarica che somiglia a un magazzino, è una sorta di aeroporto dove stocchi nell'hangar numero 1, nell'hangar numero 2, materiali che oggi non sono riciclabili, ma che in futuro possono diventarlo. Tant'è vero che si diffonde fino a un certo punto il landfill mining, si va a riprendere dalle vecchie discariche i metalli, anche se costa, i metalli in Europa costano e mi costa di meno sottrarli alle vecchie discariche che andarmeli a comprare sotto forma di minerale estratto dalla miniera. Ecco, quindi deve essere una discarica magazzino, poi ogni anno si sottrae uno 0,1, 0,2 allo smaltimento fino ad arrivare al punto ideale dello zero. Forse non arriveremo mai, ma questa è una discarica che dura tantissimo. Ovviamente tutto questo sistema comporta che la discarica deve essere pubblica, perché il pubblico deve avere l'interesse a far durare lunga vita la discarica, chiuderla semmai perché non c'è più niente, però ci si mette sempre di meno e la sua vita allunga, non come se la metto privata come a Siracusa, dove hanno l'8%, avevano il 3% quando andai a Siracusa, insomma, qua è possibile, perché chi gestisce la discarica gestisce anche la raccolta. Allora bisogna toccare il conflitto di interessi. Questo vale anche per gli inceneritori, il core business di A2A, il core business di ERA, il core business di IREN, il core business di ACEA non è la raccolta dei rifiuti, ma è lo smaltimento dei rifiuti. Quindi bisogna separare, altrimenti c'è un conflitto di interessi. La raccolta deve competere con lo smaltimento. Faccina triste quando mando a smaltimento, faccina sorridente quando riciclo o riduco. Ecco, quindi forse un po' negli app successivi parleremo di questi rinforzi. 10 passi, è stato più lungo di quanto avrei sperato, spero di essere stato anche più chiaro di quanto avrei sperato. Detto questo, ci avviciniamo alla parte che riguarda proprio la scuola. Ormai in modo anarchico nelle scuole ci sono tantissimi progetti, parlo di scuola dalla materna fino alle università. È un momento positivo, ci viene sollecitato di lavorare per dare competenza, per socializzare le buone pratiche a colleghi che aumentano di numero, per fortuna, in sensibilità verso la questione ambientale, che la vogliono trasferire ai ragazzi, e quindi noi vogliamo dare una mano. Anche qui abbiamo promosso un kit formativo, in questa sala conferenze ci vengono licei, fino adesso abbiamo portato qui circa 1600 ragazzi, non sono un'enormità, che perché non ce lo possiamo permettere, noi siamo praticamente volontari, però ogni martedì e volte anche il giovedì qui abbiamo la sala piena, arrivano col pullman, non da Lucca, arrivano da tutta la Toscana, a volte anche da fuori la Toscana, e gli offriamo un kit. Poi ci sono amici come Antonio Di Giovanni che vi racconterà quello che propone all'interno degli workshop, ma c'è anche Stefania Brandinelli che anche lei spesso incontra gli studenti qui nel nostro lavoro, perché racconta come trasforma il lino in vegetale, in tessuto ecologico. E, sapete che a livello ministeriale è già qualche anno che si parla di materia scolastica
l'educazione ambientale, ancora all'italiana si parla, poi cambia il ministro, poi non si sa che cosa avviene, però prima o poi diventerà materia, sarà trasversale a tutte le materie, sarà la vecchia educazione civica, lo vedremo. Però sta di fatto che presto gli insegnanti saranno chiamati a corsi di formazione su questa disciplina. Sapete che poi all'interno dei PON, quei progetti europei che stanziano fondi per promuovere il contrasto alla dispersione scolastica, ce n'è uno che riguarda l'educazione ambientale, anzi due, perché educazione alimentare e educazione sportiva possono essere complementari all'educazione ambientale, educazione alimentare specialmente in organico, come evitare lo spreco di cibo, eccetera, eccetera. Ecco, io stesso sono esperto, quindi sono pagato, anche bene, 70 euro lordi ad ora, per un PON che faccio con la mia scuola a tempo pieno di Maglia. Sono 30 ore, le piattaforme informatiche sono di un burocratismo incredibile, quindi chi ci ha lavorato lo può confermare, chi volesse lavorarci non sottovalutate il passaggio burocratico di questi PON. Però sono molto efficaci, anche simpatici. Noi stiamo lavorando sulla plastica negli oceani con i bambini, e vi assicuro, temi come pesare l'impronta ecologica con i bambini è entusiasmante, perché magari esiste, prendete nota, un bellissimo documentario del National Geographic in inglese, quindi rigorosissimo ma simpaticissimo, si chiama Lo sviluppo insostenibile, si trova su YouTube, insegna a capire che cos'è l'impronta ecologica. I protagonisti sono due bambini di scuola materna, fanno vedere, mi permetterete anche per alleggerire, quanto gas crea il nostro organismo, raccolto in una fiammata che rappresenta tutte le scoregge che facciamo in una vita. È bellissimo, perché ridono e apprendono. Poi dire loro, naturalmente dalla terza in poi, anzi dalla quarta, perché se no le misure di superficie non sono state ancora insegnate, per un bicchiere di latte occorrono 4 metri quadrati per rigenerare le risorse che abbiamo prelevato con un bicchiere di latte. Far conoscere puntualmente, a farlo arrivare nelle famiglie, sarebbe motivarle testa a testa, e quindi riuscire con le application, con altri sistemi, arrivare a capillarizzare il messaggio, per noi diventa vitale, ci fa un baffo la televisione se riusciamo ad arrivare in quella direzione. Quindi io sono fortemente coinvolto, vi assicuro che ho anche troppa richiesta, se ci sono persone che vanno in giro alle scuole, si mettano in circolo, perché occorre un gruppo di formatori, di divulgatori, di disseminatori. Oggi è fondamentale, come dice l'Unione Europea, trasferire le conoscenze, disseminare le conoscenze per il cittadino globale, locale globale, diventa fondamentale. Quindi è questo il senso, che probabilmente non riusciremo a esplicitare al 100%, che vogliamo attribuire alla mattinata. Faccio venire Andrea e Stefano, ditemelo voi, se preferisci Stefano dare tu un inquadramento più generale e poi lasciare ad Andrea e ai suoi studenti la descrizione dell'application e tutte le motivazioni di questa. Entriamo, stiamo lavorando mentre Stefano si avvicina a un protocollo di intesa con il loro dipartimento, sono docenti universitari e ricercatori, quindi per noi è una grande occasione, parliamo di università. L'università dovrebbe, è pagata da noi, dovrebbe lavorare ventre a terra su questi temi. Ringraziamo Stefano, ringrazio Andrea, perché loro sono prestati a gratis a questa modalità di collaborazione. Grazie Rossano. Allora, buongiorno a tutti, io mi chiamo Stefano Oliviero, sono docente dell'Università di Firenze e insegno al Dipartimento di Scienze della Formazione, Lingue, Letterature, Intercultura e Psicologia, insieme al mio collega che è Andrea Guazzini. Allora, anzitutto parto da quello, io non ho preparato le slide, vi chiedo scusa, ma tanto meglio, perché parto e rivedo anche quello che avevo pensato di dire sulla base di quello che ho sentito da Rossano. Allora, partiamo proprio dalla fine, così ci intendiamo. Rossano ha detto, anche opportunamente, sono venuti qua, si sono prestati per quello che dovrebbe fare l'università e sono venuti gratuitamente. Vedete, secondo me no, e sono sicuro di parlare anche per il mio collega.
Noi non siamo venuti qua gratuitamente, questo è il nostro lavoro. Una delle missioni, a questo punto anche esplicite, degli ultimi anni degli atenei italiani, si chiama terza missione, cioè quella che si aggiunge in più a quella classica, tradizionale, che è esistita negli anni passati, ovvero quella di fare ricerca, quella di fare didattica, e la terza missione è quella appunto di andare sul territorio, fare divulgazione, promuovere anche buone pratiche e integrare le attività che si fanno di base sui territori con quella che si fa all'università, cioè riuscire a far sì che il sapere divenga di tutti, perché il sapere è di tutti, va restituito a tutti i cittadini, in modo non subordinato da parte appunto dei cittadini, ma che si possa intrecciare una tela con le attività che si fanno sui territori rispetto invece all'attività accademica, che altrimenti rimarrebbe, come è rimasta purtroppo per tantissimi anni, isolata. Cioè ci siamo un po' anche scocciati, soprattutto alcuni, ovviamente docenti, non tutti, si capisce, però alcuni, non a caso si lavora anche insieme, Andrea è uno psicologo, io sono storico dell'educazione, però vi dico che cosa ci unisce anche in questo caso. Ci siamo anche un po' scocciati di parlarci tra di noi, e quello che scrivo, mi occupo di educazione al consumo ormai da diversi anni, però quello che scrivo vi assicuro che se non avessi fatto in questi ultimi anni attività di public engagement l'avrebbero letto soltanto quelle 200 persone del mio circuito accademico, del mio settore scientifico disciplinare, quelli che contano anche per far carriera, come d'altra parte ci vuole anche per fare concorsi, servono quel tipo di pubblicazioni, e che ti leggano quelle 20, 30, 40 persone. In più a poveri studenti che sono obbligati a leggere un po' più gli esami. È utile questo? È la finalità dell'università? Secondo noi no. Perché il sapere va condiviso e va costruito insieme, e questa è un po' l'ottica anche che deve portare all'esempio, lo strumento che vi faremo vedere per promuoverlo nelle scuole. Nelle scuole per educare i bambini per attenzione, come cittadini. I bambini sono cittadini da quando nascono, anche a 0 anni, e vanno educati alla cittadinanza attraverso lo strumento principale, l'agenzia formativa principale, ancora oggi per fortuna è la scuola pubblica, e va anche appoggiata, va aiutata anche a promuovere queste le buone pratiche. E Rossano gli diceva qui opportunamente che probabilmente tra qualche anno si parlerà in maniera più diffusa di educazione ambientale, tanto forse da farla diventare una disciplina. Io mi sono mosso negli anni passati anche facendo diversi incontri con diversi ministeri attraverso anche la regione Toscana per cercare di promuovere almeno una sperimentazione affinché l'educazione al consumo potesse diventare una, non dico una disciplina, ma un'attività trasversale da fare perlomeno alla scuola di base. Vi assicuro non è stato affatto semplice, molti documenti sono finiti nel nulla, in discussione, documenti che poi ho scritto io, neanche i dirigenti che dovevano scrivere il ministero, sono finiti nel niente, non l'ho saputo neanche più niente, però sono sicuro anch'io, ne sono certo, ci potete scommettere quello che volete, che nel giro di qualche anno diventerà mainstream, come si dice. Perché? Perché già così in sostanza, soltanto chi è che fa queste cose nelle scuole? Chiunque. Le scuole lavorano, lo sa bene, hanno talmente tanti progetti che neanche loro sanno quanti progetti vengono fatti. Io sfido sempre, lo dico ai dirigenti, a sapere nelle loro scuole quanti progetti vengono fatti. Se andate a vedere sul sito del Ministero di Scuola in Chiaro, vi rendete conto di che cosa fanno le scuole, che vanno da tutti i progetti sulla salute, sull'alimentazione, a volte anche il contrasto tra loro. È tutto a caso, anche se non avrebbe detto, se i maestri dicono di no, però che sono soltanto selezionatissimi i loro progetti, non può essere così. E si gioca a scacchi, si fa il corso di perline, si fa la danza del ventre e poi si fa anche l'educazione ambientale, ai consumi e così via. Come si può fare a razionalizzare? L'università può far tanto, e per questo siamo qui con voi. Che cosa significa educare le buone pratiche? E perché, come titolo, avevo dato la pedagogia delle dame, rifacendomi un po' un'espressione che ha usato Antonio Santoni Lugiu, che è uno dei miei maestri, per parlare, tra i primi in Italia, del valore educativo dei rifiuti, il valore educativo del risparmio, in questo caso, quello che io chiamo la pedagogia del risparmio. E le dame lo prendeva come metafora, come rifiuto per eccellenza della nostra, però, civiltà e società attuale, quella del nuovo millennio, rispetto invece alla civiltà contadina, che non sono passati 1000 anni, in Italia fino agli anni, primi anni 60, buona parte del paese era un paese rurale, in cui l'etame aveva un valore di ricchezza, quindi si va a quel paradigma di cui parlava Rossano, promuovere anche
un incentivo di questo tipo si agisce, scusate, sulla tariffa e non soltanto sulla pratica di per sé valoriale. E su questo qua dirò qualcosa sui valori e la morale, che secondo me vanno lasciati da fare. D'altra parte qua è un valore educativo di per sé. Nel nostro paese, così come tanti altri paesi dove la civiltà rurale, la società rurale è stata prevalente, il letame e il risparmio hanno avuto un valore altamente educativo, di per sé educativo, perché appunto si insegnava a non sprecare, si insegnava a risparmiare, come valore anche morale in quel senso. Prendete, io lo uso sempre come esempio, il salvadanaio che avevamo tutti qua dentro, perché di bambini ci sono soltanto i miei figlioli. Quindi l'avevamo tutti, il salvadanaio come era fatto? Era fatto in modo tale che risparmiavi un po' all'infinito. Se vi ricordate, qualcuno della vostra infanzia aveva anche quel salvadanaio che si apriva soltanto dopo che mettevi un tot di monete. Perché? Perché l'incentivo del paese, anche dal punto di vista politico, era quello di risparmiare. Cioè si può insegnare a risparmiare e si può far diventare normale, dal punto di vista sociale, quello che a volte può essere percepito come non normale. È su questo che voglio insistere, secondo me, innescare buone pratiche. Che cosa intendo? Per la stragrande maggioranza di noi, non dico noi qua, ovviamente se non saremmo qua il 25 aprile, perché, per inciso, secondo me la data è anche importante, significativa. Io il 25 aprile apro e chiudo, non ho mai fatto queste cose, sono fatte tutt'altre, un po' tutta la vita, specialmente negli ultimi anni, sono anche un dirigente nazionale dell'Associazione Nazionale Partigiani, che figuratevi. Però perché è importante? Il 25 aprile non si celebra il passato, ma si parla del futuro. E chi fa educazione parla soltanto del futuro, fa qualcosa perché cambi nel futuro, qualcosa che magari non vedrà neanche lui stesso, lei stessa. Bisogna cambiare in prospettiva, non dobbiamo cercare di arrivare a quel 100% 93 domani, non ci arriveremo mai, ma ci deve interessare anche relativamente, non riguarda la nostra vita, riguarda la vita di quelli che verranno dopo. La soddisfazione anche immediata che spesso vogliamo provare, psicologica, di vedere il risultato. E purtroppo chi fa educazione deve avere bene in mente che non può averla. Il risultato di quanto insegna anche un bambino, anche un maestro elementare, un educatore, non può vederlo nell'immediato, lo vede quando quello è diventato magari adulto e se ha la fortuna di incontrarlo dopo 40 anni, bene, altrimenti non è affar suo, della sua persona, ma della società tutta. Noi dobbiamo investire per il futuro. Chiusa la parentesi, buone pratiche quindi in che senso? Far cercare di diventare, dicevo, normale ciò che è percepito comunemente come non normale. Usa e getta non è sempre esistito, voi me lo insegnate, è stato introdotto da un contesto specifico, introdotto da alcune pratiche. Va da sé però che chiunque di noi, ripeto, uso noi in maniera retorica, in tasca ha le fazzolette di carta, e chi non ha le fazzolette di carta è percepito come qualcosa di anomalo. Però vi ricordate, 40 anni fa, tutti avevamo invece il fazzoletto anche da piccolo, il fazzoletto di stoffa, ed era normale averlo di stoffa. Poi io sono nato negli anni 70, quindi ho vissuto quella fase in cui chi aveva ancora il fazzoletto di stoffa nelle scuole elementari veniva già percepito come uno sfigato, no? Perché? Perché la modernità qual era? La modernità era consumare in un modo differente. È esistita un'epoca non lontana in cui le bottiglie di plastica non esistevano affatto. Quindi che cosa significa? E percepire il normale come non normale. Noi non siamo il risultato deterministico di ciò che è accaduto nel passato naturalmente, noi siamo il risultato di quello che è accaduto socialmente, come fatti culturali, non fatti naturali. La storia è un insieme di fatti culturali e sociali, non naturali, pochi fatti naturali incidono sulla nostra attualità. Se noi ci sforziamo di insegnare, anche di promuovere questo tipo di prospettiva, di assumere consapevolezza, che avremmo potuto essere, saremmo potuti essere del tutto differenti, e quello che possiamo diventare, quindi, traduciamolo nel futuro. Che cosa si può diventare? Se riesco a far percepire come è normale non fare alcuni consumi, come è normale, appunto, fare il porta a porta, che vedete, nel giro di qualche anno alcuni comuni, io sono livornese, vi assicuro che già qualche mese fa sembrava più una tragedia, porta a porta, già ora si vede l'atteggiamento, infatti, dei candidati è molto più blando, perché vedono che comunque i livornesi hanno digerito qualcosa. Vi assicuro che 6-7 mesi fa gli stessi che hanno firmato quel foglio dicevano porta a porta mai, perché faceva più consenso, quindi questo è indicativo. La pratica porta a percepire un qualcosa di confidenziale quello che non era. Questo è l'intervento educativo.
Se noi riusciamo in questo intento, è lì che si può veramente incidere. Come si può fare? Si può fare attraverso degli strumenti, e questo è l'utilizzo che è uno, dell'applicazione. Lo sanno, giustamente dice, non sono un fan delle app, ma neanche noi siamo in realtà fan delle app. È bene avere ben presente, scusate il bisticcio di parole, che questi sono strumenti. Gli strumenti didattici nella scuola, che ci lavora lo sa bene, non contengono di per sé un modello pedagogico, non contengono la soluzione, sono strumenti. Così come lo è la lavagna, così come lo è il metodo, c'è chi mette, ho presente un caso anche mio familiare, chi sposta i banchi è convinto che se sposta i banchi crei democrazia, crei unità. E no, lì è spostato soltanto i banchi. Se non c'è un modello pedagogico che lo sostiene, lo strumento non serve a nulla, è vuoto. Spesso gli strumenti sono stati sostituiti e pensati e percepiti come qualcosa che risolve il problema. Vedi le LIM a scuola, prendo la LIM e così ho risolto, sono un maestro moderno, sono un maestro del futuro. Poi che ci fai la LIM? Ci guardi i film, con un proiettore da 80 euro l'avresti risolto. Per questo sono state svuotate un po' di significato anche le varie app. Il tentativo che si vuol fare, però è un tentativo aperto, da costruire anche insieme e da poter proporre nelle varie realtà locali, anche con il nostro supporto fisico, anche materiale, anche cercando di promuoverla, è quello di creare e proporre uno strumento che possa tradurre il modello però di buona pratica, modello educativo e pedagogico di buona pratica, in uno strumento che si ritrovi quel modello. Allora poi quello strumento fosse svuotato del modello, non avrebbe nessun senso. Invece serve da una parte a promuovere, che è la piccola parte, la buona pratica, ma soprattutto la sfida è quella di educare alle buone pratiche, che non è la stessa cosa. Cioè fare disseminazione e divulgazione non è la stessa cosa di educare. L'educazione presuppone in questo senso una crescita, uno sviluppo delle persone, e in particolare semmai una consapevolezza. Perché vi dicevo poco fa, e poi passo magari la parola a Andrea, e se volete, se c'è spazio, poi alla fine di tutti gli interventi si può anche dialogare vista la situazione, se lo sanno non lo vuole, senza che sia il caso. La lettura morale, perché vi dicevo, secondo me, è valoriale, è bene nel nostro caso tenerla di lato perlomeno, perché spesso ci inganna. Spesso inganna soprattutto chi, come noi, spesso siamo indignati rispetto ad alcuni tipi di consumi, rispetto ad alcuni atteggiamenti verso la società, rispetto a quello che appunto prende e ti vola la spazzatura dal finestrino, tanto per intenderci. Perché dico questo? Oppure da che cosa siamo, chi è contro un certo modo di vivere, chi non condivide il modo di vivere che sposa lo spreco? Se vedo passare un tizio con la Ferrari, mi dà un po' fastidio. Se vedo quello che mi entra in porto col mega yacht, mi dà più fastidio lui rispetto a quello che mi va sul traghetto. La percezione immediata di pancia è quella lì. Però attenzione, anche lì può essere sana come funziona, ma va direzionata soprattutto per i bambini. Se si va a vedere, è più lo spreco diffuso nel quotidiano di tutti noi rispetto a quello del mega lusso. Non che voglia sposare il mega lusso, per me avrei una soluzione per loro, però te la tengo per me. Però non risolve il nostro problema. Il nostro problema è legato a che cosa? Ai comfort diffusi di massa. La problema è legata alla doccia che sacrosanta che facciamo tutti i giorni, è legato alle emissioni al calore, a come scaldiamo le nostre case, quindi non tanto il principe che fa quello che ci desta indignazione. Che cosa voglio dire? Non che non debba essere condannato, assolutamente, però dobbiamo tener conto di un certo modo di vivere a cui siamo arrivati, per renderlo sostenibile. E la visione morale ci porta spesso, e nel passato ve lo dico, ci ha portato spesso alla condanna tout court, cioè così non si fa, non si deve consumare niente, è peccato. E guardate che non ne siamo usciti in nessun modo in questo caso, è stata una condanna
In alcune fasi è anche opportuno, pensate a Pasolini, la visione catastrofica, però non è che ci porta a una soluzione di pratica, noi ci serve una soluzione, chi fa educazione serve una soluzione. Spesso però chi fa anche educazione, il pedagogistico come me, ma anche un po' di psicologi, propongono il grande modello, l'intercultura, ma poi come si fa? Sì, bisogna accettare, ma mi dici in pratica come si fa? E qui uguale, qui dobbiamo trovare una soluzione pratica. Quindi aver consapevolezza che siamo tutti noi quelli che determiniamo un certo modo di vivere, più che il super lusso, che ci dà fastidio, però incide molto meno rispetto a tutti noi. Ne facciamo meno di tutto? È possibile? Secondo me dagli anni 80 in poi è molto complicato fare un ragionamento che ci porti a un modo di vivere così parco e parsimonioso. Non fa parte più del nostro profilo antropologico. Bisogna sforzarci però di introdurre delle pratiche che permettono una sostenibilità. Per questo il progetto Rifiuti Zero può andare in questa direzione. Perché? Che cosa fa? Non è che rifiuta il modello, che rifiuta un tutto il sistema. Cerca di trovare una soluzione all'interno di quel sistema. Che ci piaccia o meno, il sistema sociale è questo qua. Si può cercare di combatterlo, ma sono altre vie, sono altre strade. Lo sforzo che ho sentito spesso poi parlarne anche Rossano, coraggio se sbaglio, di coniugare la battaglia sociale con quella ambientale per la salute, secondo me deve essere qua, deve essere questo qua. Cioè a partire le battaglie sociali si devono concretizzare, partono da qualcosa di concreto, delle vite delle persone, devono riguardare la vita delle persone, non tanto e non soltanto l'ideale o l'ideologia finita un po' quell'epoca, bisogna risolvere il problema di queste persone, soprattutto di alcune classi sociali, che oltretutto che cosa fai? Gli togli anche quel comfort di base? Non lo trovo del tutto utopico. Al contrario, invece, promuovere pratiche sostenibili che riescano a condurli e a portarli per mano, a dargli consapevolezza e una meta consapevolezza di quello che fanno, può portarci, non dico fuori del tutto da una prospettiva di non ritorno, ma perlomeno di metterci sulla strada. E questa deve essere la prospettiva. Io quando faccio lezione agli studenti miei, che sono 19, 20 anni, primo o secondo anno, gli faccio questi quadri depressivi che spesso quando escono si sentono male. Cioè, dico loro che ce l'avranno per 30 anni, beati loro, 30, io se camperò ci sarà anch'io, se no no, e poi sarà finito tutto. 30, 40 anni, poi finisce lì. Che tipo di mondo avranno se non cambiano pratiche? Però guardate che qualcosa vedo che è passato. E se è passato qualcosa in maniera del tutto disarticolata, di tutto disorganizzata, con 10, 15, 20 progetti nelle scuole a caso, con qualche maestro, insegnante di buona volontà, che appunto fa propria la pratica, la battaglia, se riusciamo a organizzarlo scientificamente, con l'aiuto di tutti e col supporto di tutti, secondo me la vittoria, non dico che è scontata, ma è molto molto probabile. Io lascerei la parola a Andrea, che vi fa vedere un po' come funziona l'app a cui hanno lavorato il loro laboratorio, il nostro dipartimento diviso laboratori, e noi abbiamo deciso su questo aspetto di collaborare insieme perché ci piace proporre soluzioni, non soltanto fare le chiacchiere, altrimenti siamo buoni un po' tutti, basta aver letto qualche decina di libri. Dopo l'intervento di Andrea facciamo un break e poi riprendiamo subito. Allora, sì, io in realtà non aggiungo nulla a quello che Stefano ha saggiamente premesso. Mi chiamo Andrea Guazzini, sono uno psicologo e mi occupo tecnicamente di psicologia sociale e psicologia degli ambienti virtuali nel dipartimento insieme a Stefano. Però devo ringraziare innanzitutto ringrazio Rossano per l'invito e per questa opportunità. Rinnovo il messaggio di Stefano, sì, per noi è una missione non quelle nobili, ma scritta sul contratto. Firmiamo una serie di articoli strani, così firma il contratto università. Il primo è mantenere il decoro dell'istituzione e tra le altre voci c'è la terza missione, quindi tecnicamente noi siamo già pagati per fare questo. Poi mi volevo ricordare di dire scompostamente anche buon 25 aprile. Non basta mai a tutti, però ringrazio Rossano anche per un'altra cosa, perché
Probabilmente sarei venuto qua con una presentazione, come tipicamente faccio, riguardante cose teoricamente assolutamente noiose, sebbene importanti, parlando di psicologia sociale degli ambienti virtuali. Per esempio si parla di teorie strane, la teoria della deindividuazione, teorie che ci spiegano come è facile, tra virgolette, permettetemi, circuire gli esseri umani una volta che si disloca in un ambiente così alieno come quello virtuale. Quindi marketing, ovviamente i marketers sono molto attenti a questo da circa 70-80 anni, quindi tranquilli, le prime pubblicazioni ormai risalgono al secolo scorso, quando non c'era internet ma già si studiavano questi ambienti. La psicologia dei nuovi media nasce nel 1825 col telegrafo. Quando mi hanno detto di farci un corso io speravo, facilissimo, prendo due libretti, vedrai nuovi media, quali saranno, nuovi media in realtà, e il latino, perché se uno dice media, ok, qualcosa di recente, no, media, si può iniziare serenamente dal telegrafo, la prima forma di telepresenza, quindi alterazione della modalità con cui le persone interagiscono, e questo non è innovo. Però avrei continuato parlando di cross-platform development, quindi lo sviluppo cross-piattaforma di applicazioni. Avrei continuato con la blockchain technology, avrei continuato con la quantità di competenze che nel nostro laboratorio congiunto sono necessarie per mettersi sull'oggetto che vi presenterò proprio. Ma poi Rosario ha detto, se poi Andrea, per favore, evita una roba teorica che può essere anche più o meno apprezzata, ma lascia tutti esattamente come sono entrati, anzi forse si peggio. Cerchiamo di, e qui ho dato la parola magica, cerchiamo di andare al sodo. Noi abbiamo bisogno, noi non Zero Waste, noi pianeta Terra, abbiamo bisogno di un modo per catturare tre sfide fondamentali. Fare didattica, fare quello di cui si occupa magistralmente Stefano meglio di me, fare formazione continua, sociale, e intercettare, se vogliamo, anche queste nuove sfide, facendo quello che lo psicologo sociale in realtà e il pedagogista non fa, cioè intervento per modificare, chiamiamole come vogliamo, norme sociali internalizzate, prassi, percezioni, il senso del giusto, dello strano, dello sbagliato. Noi dobbiamo intervenire su questo bene, e quindi l'obiettivo è cambiato. Abbiamo deciso di provare in 2-3 mesi, c'è un grande lavoro dietro all'oggettino che vedrete, che contiene blockchain technology, calcolo distribuito, cross platform development, ma anche tutti i criteri della psicologia sociale degli ambienti virtuali nella loro forma anche più attuale, ma non vedrete assolutamente nulla di tutto questo. Vedrete il prodotto finale, che è un semplice contenitore. Voglio fare anche un po' di ringraziamenti innanzitutto al dottor Enrico Imbimbo, che è il Deus Ex Machina del nostro laboratorio e che ha seguito lo sviluppo di tutto quello che vedete, e poi ho trovato anche un dottore nella Lucchesia, perché siamo ospiti della provincia, il dottor Menconi, che pensavo fossero studenti, scusate. No, loro sicuramente si sono sentiti nobilitati. Potevo parlare oggi del fatto che il vostro look, il vostro, in realtà probabilmente non siamo nessuno di Luca, solo lui, però il dottor Menconi, che ha insieme ad altri componenti che non sono più presenti oggi, ci viene fregato dall'Università di Denver in Colorado per 6 mesi, ora speriamo poi di riattrarlo in Italia, però possiamo anche parlare di questo, che non spediamo solo i rifiuti fuori, spediamo anche l'opposto, cioè delle risorse, speriamo che queste poi ci vengano rese. Il messaggio rimane ancora implicito, formiamo delle persone e delle professionalità che poi tendenzialmente fino a un certo punto regaliamo. Però questo vuole essere solo per sottolineare che è abbastanza raro avere psicologi che sappiano mettere le mani sulle nuove tecnologie e essere, almeno in una prima approssimazione, autosufficienti ad arrivare a produrre questo. Concludo, ma in realtà poi vi voglio far vedere questo giochino, concludo dicendo che questo non è il nostro dono a Zero Waste, questo è diciamo la nostra prima community service, come dicono in inglese, servizio alla comunità. E quindi abbiamo voluto regalare, diciamo, a Zero Waste, a tutti coloro che, tutti i cittadini sostanzialmente, ma anche a tutti i comuni e anche a tutte le scuole interessate, uno strumento sul quale costruire degli interventi. Innanzitutto
Io non sono un nativo digitale, così occhio e croce penso ce ne siano 3 o 4 qua dentro, forse ben nascosti. Quindi questo oggetto qua, che uno dice ma cos'è, è fondamentalmente un altro modo per entrare nelle tasche dei giovani, se vogliamo. Esistono sugli smartphone delle applicazioni che devono essere scaricate e permettono di leggere direttamente questo che si chiama QR code. Una volta che questa applicazione è stata lanciata, questo QR code manda direttamente, non so se il nostro dottor Imbimbo può farlo, giustamente, manda direttamente la nostra app, app che in realtà è raggiungibilissima anche da qualunque browser, digitando o Virtula, perché è il nome del nostro laboratorio, oppure Zero Waste App. Ma in generale la presentazione planetaria di questa app avviene in questo momento, nel senso che da questo istante che voi la vedete c'è qualcuno che può vedere questa applicazione. Tecnicamente ci fossero informatici in sala, non è una applicazione ma una web application, quindi un'applicazione che è basata su un browser. Questo permette, questa è la sua apparenza, questo permette di farla girare su qualunque dispositivo esistente, quindi qualunque cellulare, che sia iPhone, che sia Android, qualunque device, qualunque computer. Quindi da questo istante questa app funziona. Ora noi immaginiamoci, ve la facciamo vedere forse un po' scomodamente, ma direttamente in un cellulare per farvi capire più o meno come funziona. Allora ci siamo immaginati di provare a creare un tipico utente lucchese. Quindi possiamo, appena si crea l'applicazione, la prima volta ci chiede un nome e un cognome, quindi chiamiamolo Mario, abbiamo detto Mario Lucchesi, Mario L, nome tipico. L'app poi chiede una password che si deve inserire la prima volta, niente di alieno, la password deve essere ripetuta, dopodiché fa qualche piccola domanda. Premetto, prima che Enrico continui a compilare, chiede la mail, premetto, tutto quello che vedete, a parte che è gestito da una redazione dietro, ma è modificabile direttamente da chi può avere l'autorizzazione senza avere competenze informatiche. In ogni caso mettiamo che viene chiesto il genere, un anno di nascita, quanto è importante, viene chiesto qual è la dimensione del nucleo familiare, quanti abitanti ha il comune dove vivi, che viene chiesto di inserire il CAP del comune in modo tale che l'applicazione poi riuscirà a capire quali sono le notizie locali e quelle globali per il soggetto. Quindi se sto a Lucca metterò, metti quello giusto che è 5500. Il mio Mario Lucchesi se ne sta a Lucca e ha quindi il suo 5500 come CAP. Dopodiché qualche domandina per profilare il soggetto: quanto ti impegni nella raccolta differenziata? Ammettiamo il soggetto sia onesto e dica mediamente. Quanto pensi alla raccolta differenziata? È ovviamente molto utile, niente di meno. E quanto ti ritieni abile nella raccolta differenziata? Mettiamo al momento un po' abile, diciamo che non sono proprio molto formato. Posso a questo punto creare il mio utente. Non lo dovrò fare più, rimango nel sistema. Se volete i dettagli da redazione, per il momento noi suggeriamo si debba occupare di rendere anonimi i soggetti, quindi impedire nome e cognome, impedire dati personali. Dietro a questo c'è una teoria con cui non vi annoio, però se i soggetti, che siano adolescenti, puberi o adulti, sono anonimi e si scelgono un nickname, un alter ego, questo non provoca solo una maggior tutela ovviamente dei dati relativi alla privacy, ma induce nei soggetti dei comportamenti che sono molto diversi da quelli che avrebbero quando sono noti e che sono oggetto di studio al momento. Il nostro laboratorio si occupa proprio di studiare questo. Però non vi tedio, con questo la app al momento quindi apparirà così: Zero Waste Italy, abbiamo un ciao Mario L, quindi l'app ci riconosce in alto a destra. Abbiamo anche la possibilità di cambiare password oppure, andando su chi siamo, su contatti, avere i contatti per poterci segnalare. La nostra idea, fra l'altro, era quella, se ritorni, perfetto, la nostra idea fra l'altro era quella di rendere customizzabile, ma questo dipenderà da Zero Waste, di rendere customizzabile l'app. Per esempio, quando e se una scuola lo dovesse adottare fra l'intervento, è banalissimo mettere o il nome della scuola o il nome del comune qua, ma
l'aspetto più interessante è che questa app ovviamente converge in un database nazionale, cioè chiunque usa questa app in realtà sta dando dati. Il fatto che non siano sensibili è abbastanza importante, ma sta dando dati a un repository nazionale che, e qui non c'è il link più importante, perché questa è l'app che ha il cittadino, il ragazzo, si può ludicizzare il percorso in tasca. Diciamo che il policy maker, altro eufemismo inglese per indicare il tizio che in teoria dovrebbe amministrare diciamo, le politiche locali, avrà accesso al suo osservatorio che lo informerà in tempo reale di quello che avviene inserendo un cap in una precisa zona, ma a livello nazionale avrà un'informazione dettagliatissima su qualunque tipo di score, classifica, algoritmo dato nel tempo. Però vediamo come avevo cercato di ludicizzare al momento questo approccio. Mario Lucchesi si connette per la prima volta all'app e vede Green News, no, notizie verdi. Clicca e si trova di fronte alla possibilità di scegliere fra vecchie notizie o nuove notizie. Sceglie le vecchie notizie, sceglie le vecchie notizie perché vuole fare le cose strane, e ovviamente l'app gli dice: ah, vuoi globali o locali le vecchie notizie? Che vecchie notizie cerchi? Io voglio locali. Voglio locali, e l'app dice: ah, non hai letto ancora nessuna notizia. Giustamente. E allora tornerà indietro Mario con il simbolino della casa, va sulle green news e va sulle news nuove. Ammettiamo che nelle news nuove voglia leggerne qualcuna globale. Ora, prima di andare avanti, permettetemi una considerazione da poco psicosociologica. Quando le persone usano questo tipo di oggetti? Le persone usano questo tipo di oggetti dal dottore, sul lato, sono prevalentemente in bagno, diciamoci. Okay? Quindi bisogna anche, se si vuole entrare nelle tasche delle persone, bisogna anche farlo in maniera composta, educata, elegante, se vogliamo. Quindi, chiaramente, che cosa sono questo tipo di supporti? Sono supporti pensati a una molteplicità d'usi, ma che in generale hanno una loro ergonomia, hanno una loro posizione nella vita. Quindi, di un soggetto. Quindi tutto è pensato perché sia qua ergonomicamente, cognitivamente ergonomico e percettivamente ergonomico, cioè i testi sono corti, esiste un certo tipo di modalità per pesare qualunque tipo di interazione l'app propone con il soggetto. Premesso questo, vado nelle news globali e la news mi appare però così, è già gamificata, è già ludicizzata, è già in teoria divertente, mi fa prima una domanda. Mi dice: biossido di zolfo, uno dei gas più inquinanti. Il biossido di zolfo per la nostra salute è, secondo voi, nocivo, salutare, no, con certe condizioni può essere dannoso. Ora, lo so che in un'aula tipicamente non risponde mai nessuno. Quindi diciamo che, se vogliamo fare un piccolo gioco, chi pensa che in certe condizioni possa essere dannoso può alzare la mano. Uno, benissimo, abbiamo due, tre, quattro. Chi dice che è innocuo? Nessuno. Chi dice che è salutare? Nessuno. Chi dice che è nocivo? Diciamo una maggioranza. Mettiamo la maggioranza, la app ci dice: bravi, era la risposta giusta. Fosse sbagliata sarebbe venuta rossa. Quindi diciamo, ho fatto una prima domandina, dopodiché mi appare la news. Il biossido di zolfo, gas incolore, odore pungente, si può avvertire se in grandi quantità nell'aria. La diffusione di questo gas è dovuta principalmente a produzione di energia, riscaldamento e processi industriali in misura minore ai motori diesel. Nel mondo attuale, quindi, questo gas inquinante si trova dappertutto, bla bla bla. C'è un link. Per ogni news c'è la sorgente della news, verificabile. Quindi non esistono news che sono opinioni della app. Viene dato il link dove andare a confermare attraverso la fonte. Si va avanti. A questo punto, altra domanda: l'app vuole vedere se avete letto bene la news o se l'avete letta velocemente solo per accumulare punteggio. Quindi da cosa viene messo l'atmosfera, biossido di zolfo, produzione di energia, processi industriali, automobili, tutte le precedenti. In questo caso è principalmente tutte le precedenti, ma in realtà c'è ancora un errore in questa app perché dà automobili. Ma a parte questi dettagli, allora si passa alla seconda app. Inquinamento atmosferico, da cosa è dato maggiormente? Tra gli inquinanti prevalenti in maggiori percentuali ci sono H2O, biossido di zolfo, benzene, azoto, nessuna di queste. Chiaro che l'H2O tipicamente l'acqua fa un po' comodo, l'azoto va respirato, nessuna di queste sta male, metteremo biossido di zolfo e benzene. Ma questa è semplice, anche questa, si fa bene quella iniziale. C'è ancora la nostra news, va letta tutta, noiosissimo, siamo avanti.
è la domanda di controllo. La fonte principale di inquinamento atmosferico è, nella news viene specificato che in realtà al momento è lo sterco di animale d'allevamento, mucche, pecore e maiali. E faccio bene. E posso continuare, ma a questo punto chiedo a Enrico di tornare al menu. Mi sono stancato delle news per oggi, ne ho lette due, tre, perché dovrei leggerne altre. No? Anche se, no, ritorno sulle green news, c'era quella sul caffè che mi piaceva un sacco a questo punto. Ora ritorno sulle, no, ho visto quella sul caffè, new news, tu mi voglio rileggere, fammi vedere cosa dice, global news, fondi del caffè. I fondi del caffè non possono essere usati come? Cosmetico, deodorante, combustibile o concime. Chi dice che non possono essere usati come cosmetico? Alzi la mano. Che non possono essere usati come cosmetico. Beh, chi dice che non possono essere usati come deodorante? Chi dice che non possono essere usati come combustibile? Uno. E chi dice che non possono essere usati come concime? Bene, praticamente voi dite che possono essere usati come